tutti, io sono lui brutto e oggi inizia una nuova giornata nella nostra scuola. Sinceramente non lo so perché mi chiamano brutto, sarà forse il mio modo di vestire, ma sento qualcuno, mi sa che sta arrivando la mia compagnetta. Qui già c'è il quaderno, ma lei non c'è, chissà dov'è. Arrivo, arrivo, fate largo, fate largo, ho tanta roba da portare, arrivo, eccomi. Ma che qui. Sono arrivando? La 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 la. Ciao, piacere, io sono Sofia la moda. La piacere, io sono Luigi. Ma scusa, ma questo è il tuo zaino? No, non è il mio zaino, è il mio armadio portatile. Armadio portatile? Cioè, vieni a scuola con l'armadio portatile? Sai, qualcuno a scuola dovrà pur vestirsi bene. Sai, io sono un'appassionata di moda. Mi chiamo Sofia la moda, infatti mi sono presentata, mi ripresento. Piacere Sofia la moda, perché amo la moda. Penso che la moda sia la cosa più importante di tutte. E ovviamente, per andare a scuola, ci si veste alla moda. Come me? Non proprio, beh, la moda significa essere vestiti bene. Tu invece sei vestita male. Ma guarda, io mi vesto normalmente con quello che trovo a casa. Cioè, apro l'armadio, prendo la prima cosa sì, e la indosso. Sì, ho capito, tu ti vesti esattamente a caso sì. Cioè, metti alla rinfusa quello che trovi nel tuo armadio sì. Senza valutare se i colori, gli abbinamenti, i modelli stiano bene tra di loro? Sì. Oh oh, non avevo mai conosciuto qualcuno meno alla moda di te. Però non mi devo abbattere, anzi sono molto contenta, sai perché? Perché? Perché io adoro quando trovo qualcuno che non è alla moda. Perché questo sai cosa significa? Cosa significa? Che io potrò farlo diventare alla moda. Quando trovo una persona come te, per me è come una tabula rasa, un foglio bianco su cui andare a scrivere, in cui inculcare la moda, in cui io potrò sbizzarrirmi per arricchirti, un po' come un albero di Natale a cui mancano le palline e le lucine colorate. E quindi potrei diventare anch'io alla moda? Sì, 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 sarai stupendo. Tutti qui a scuola non ti chiameranno più lui brutto, ma ti chiameranno lui alla moda. Grazie a me e il mio armadio. E vai, che bello! Wow! Vieni qui che ti mostro cos'ho. Questa qui è la nuova collezione Me Contro Te per Liugio. Si tratta di capi stupendi. La nuova collezione è fatta apposta per il Back to School, che permetterà a te, a me e a tutto il team Trote di andare a scuola alla moda. Guardate, io già sono super alla moda perché sto indossando questa meravigliosa maxi felpa con questi leggings che guardate qui. Hanno la scritta Me Contro Te Liugio in rosa e poi le scarpe, il pezzo forte. Queste qui sono comodissime con gli strappi e le nuove patch. La felpa presenta questo dettaglio qui di paillette con i vari colori Me Contro Te. E poi ci sono le stelline e tutti questi altri simboli. Io adoro questa felpa, è morbidissima, vi terrò al calduccio. E poi anche il cappuccio. Ta-da! Ma abbiamo tantissimi altri capi. Questo qui è il mio preferito, ragazzi. Si tratta di un giubbottino del colore preferito di Sofì, il fucsia. Devo dire che mi piace anche il giallo, però il secondo colore preferito è il fucsia. Come si fa a non amarlo? Qui dietro c'è la scritta Me Contro Te Liugio, ma la scritta si trova lungo questo perfilo. Guardate qui, tutto personalizzato. E ovviamente c'è anche l'etichetta Liugio Me Contro Te, che testimonia che questo qui è un capo originale Me Contro Te. Ma come giubbottini abbiamo anche qualcos'altro. Abbiamo questo qui in jeans più leggero, che sul retro ha questa stampa qui. È in tessuto e c'è scritto MCT. E ovviamente ci sono anche i jeans. Questo qui è sicuramente il pezzo forte di tutta la collezione. È il jeans più bello che io abbia mai visto. Ha tutte queste scritte qui che sembrano dei graffiti. Ed è super personalizzato Me Contro Te. Guardate, c'è anche sotto il cartoon. Wow, ma queste cose sono bellissime. Molto più belle di quelle che trovo a caso nell'armadio. Mi piacerebbe moltissimo vestirmi anche a me così, super alla moda. Sì, queste cose sono decisamente meglio di quello che tu trovi a caso nell'armadio. Decisamente. Ma non è finita qui, la collezione continua. Infatti abbiamo altre felpe, questa qui fucsia, poi abbiamo quest'altra qui, la scritta è glitterata. Ma abbiamo anche queste t-shirt manica lunga qui con Sofì cheerleader. Datemi una M, datemi una C, datemi una T, datemi Me Contro Te. Woohoo! E questo qui erano i capi principali
principali della collezione femminile. Adesso andiamo a te. Andiamo ai ragazzi. Esatto, vorrei vedere anche dei capi maschili. Per i ragazzi ci sono delle felpe stupende, con questo pantalone di tuta in abbinato. E poi c'è questa t-shirt. Wow. Come vedi, questa ha proprio il sapore di back to school. È come se fosse un foglio a righe dove sono state messe delle scritte. Wow, ma anche la manica è completamente personalizzata. Avevi mai visto nulla del genere? Mai, sono i vestiti più belli del mondo. Guarda la felpa, non te l'ho fatto vedere poco fa. La scritta che c'è dietro è tridimensionale, è sofficissima, wow. Guarda. Wow. È ricamata, alta moda. Quindi adesso dovremmo decidere, perché la scelta sarà un po' complicata. Perché abbiamo tutto quello che ti ho mostrato, ma poi c'è anche il jeans. Anche questo personalizzato me contro te. Guarda, qui c'è il logo con scritto Team Trote. Con quest'altro giubbottino di jeans. Con la stampa morbidosa, anche questa tridimensionale. Oppure abbiamo anche il giubbottino me contro te. Quello che ti avevo fatto vedere in fucsia, che ti piaceva tanto, c'è anche in azzurro. Wow, ma è bellissimo. Adesso sarà proprio complicato scegliere cosa indossare, perché è tutto bellissimo. Sinceramente io preferirei vestirmi con la tuta, che è un po' più morbida e così potrei stare più comodo. Va bene, hai ragione, sono anch'io d'accordo. Io preferisco la tuta per stare in classe, perché la trovo più comoda. Puoi fare questi movimenti, puoi ballare e divertirti. Quindi sì, vai con la tuta. Devo dire che poi questo colore ti starà proprio bene. Mettiamo questa qui con questo pantalone. E sotto andrei a mettere una t-shirt. Aspettacelo in magazzino. Che è anche un magazzino? Certo. Ma quello è l'armadio della scuola. Lì ci sono le cose dell'insegnante. Tranquillo, anche un magazzino. Ma devi cura? Sì. Lì dentro c'è il registro. Sinceramente questa mi sembra proprio pazza. Eccomi qua. Spero che siano della tua taglia. Fammi controllare. Ci sono ancora tantissime cose. Perfetto. Abbiamo un'altra felpa che secondo me non sta molto bene con quel pantalone. Invece ci sta proprio bene questa. Wow, ma è bellissima. Con tutte queste stampe da high school. Sarà benissimo. Su, dai, vatti a cambiare. Sì, ma dove mi dovrei cambiare? Siamo in classe. Qui, nel camerino magazzino. Vai. Ma lì non ci sono le cose dell'insegnante? Vai, tranquillo. Eccomi, sto uscendo. Stai benissimo. È veramente molto, ma molto bello questo outfit. Mi piace molto la felpa, mi piace molto anche la maglietta, il pantalone e la tuta. Certo, devo ammettere che però stare scalzi è un po' scomodo. Alla fine siamo fatti coi piedi per camminare. Ma secondo te una persona alla moda va in giro scalzo? Ma certo che no! Le scarpe sono un valore aggiunto all'outfit, ovviamente, a parte che servono per camminare più comodi, servono anche per impreziosire l'outfit. Quindi vieni con me nel mio armadio, ho anche le nuove scarpe di me contro te. Ah, ma allora ci sono anche le scarpe, io pensavo che non ci fossero. E quali sono? Queste qui sono tutte le nuove scarpe. Da una parte abbiamo queste qui, che sono morbidissime e super colorate, me contro te. Abbiamo anche, come ti dicevo, queste qui con le patch. Sono proprio come le mie. Ta-da! E qui le patch sono anche glitterate, guarda che meraviglia. Le scarpe sono con lo strappo. Ta-da! Sono facilissime da indossare. Wow, così sono anche più veloci. Per te che non hai mai voglia di stare scomodo, queste qui sono le scarpe ideali, perché potrai metterle e toglierle con uno strappo. La bellezza delle scarpe non finisce mica qui. Infatti di lato nella suola c'è scritto me contro te, per mostrare al mondo intero che fai parte del team Trote. Ma la bellezza non finisce qui, perché il pezzo forte delle scarpe della nuova collezione me contro te per il back to school è questo qui, in questo cofanetto speciale. Wow. Infatti devi sapere che la scatola Ryujo me contro te è personalizzata in questo modo. Questa qui è una scatola speciale gigantesca, perché dentro non troverai soltanto le scarpe, ma anche questa borsetta meravigliosa. Non vedo l'ora di indossarle. Le scarpe sono praticamente un sogno. Sono tutte glitterate, arcobaleno. Qua sono metallizzate. E poi da questo lato c'è un cuore imbottito con la scritta me contro te, super morbido, metallizzato. Ragazzi, ma la meraviglia, la meraviglia. Io le amo. È
uguali alle scarpe dentro la scatola trovate anche la borsetta. Questa è fighissima, è come le scarpe, tutta glitterata. La cerniera ha questa particolarità, una stella con i colori me contro te. Anche qui c'è il logo dentro il cuore imbottito. E poi qui c'è questo charms con Sophie e Louis in gomma, che sono morbidissimi. E all'interno trovate queste qui, perché infatti la borsetta può essere indossata a tracolla oppure come se fosse un marsupio. Vado a mettere così con i ganci. Io la andrò ad indossare così, in questo modo. Non vedo l'ora di uscire vestita in questo modo. Potrei mettere queste scarpe, i jeans e poi la felpa e il ciabattino. Sì, 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 outfit perfetto. Non vedo l'ora di pensare a tutti gli outfit dell'anno. Tutti gli outfit dell'anno. Wow, mamma mia, veramente vesti tantissimo. Io intanto che scarpe mi devo mettere? Queste qui, ovviamente. Col logo me contro te in versione high school per completare il tuo outfit. Quindi vai. Le metto subito. Eccomi qua, sono completamente pronto. Guardate, vi piace il mio outfit? Sono alla moda adesso? Wow. Sei super alla moda, Luis, stai benissimo? È vero, sto molto bene. Sì, però adesso dovremo dedicarci anche alla parte alta, cioè al viso, capelli e faccia. Però quella è un'altra storia. Io il mio dovere da super esperta di moda l'ho fatto. E tu sei sicuramente più alla moda di prima. Quello senza dubbio. Continuerò a vestire con questi vestiti super fighissimi. E adesso ragazzi, se anche voi volete vestirmi con i miei consigli di moda, con la nuova collezione mia contro te New Job per il back to school, abbigliamento e scarpe, le trovate in tutti i rivenditori autorizzati New Job oppure nel sito newjob.com. Mi raccomando, se li prendete fate una foto perché voglio vedere anche voi super alla moda. E adesso cliccate davanti a lui alla moda per vedere il video di ieri. Mentre davanti a tutti per vedere un altro video divertentissimo. Noi andiamo a mangiare gigante e ci vediamo domani. Ciao, ciao.